Festival della canzone leporanese. Siamo con il vice sindaco di Leporano, nonché assessore agli spettacoli, la dottoressa Yolanda Lotta. Un'amministrazione comunale, quella di Leporano, che è legata fortemente alle tradizioni, come dimostra l'evento di questa sera. Sì, l'amministrazione comunale ha fatto questo carnet di appuntamenti, ma è anche attaccata alle tradizioni popolari. Questa serata è dedicata al mio amico Enrico Suma, amico perché abbiamo fatto un percorso insieme, sia percorso adolescenziale che percorso di vita. Io mi rendo conto di queste due ragazze, le ho viste in culla, le ho viste passeggiare da Enrico e sono legata fortemente a questa persona, anche perché ero anche custode dei suoi segreti più intimi. E ora ne onora la memoria nella veste amministrativa che lei ricopre. Ne onoro la memoria e con le figlie abbiamo voluto proprio considerare questa opportunità di fare questo festival della canzone in ricordo di Enrico Suma, riprendere i brani che lui aveva scritto, perché c'è anche un inedito che è Capodanno 83, perché adesso il titolo l'aveva poi cambiato, però Capodanno 83, dove tutti i ragazzi riuniti insieme nel piccolo nido dove Enrico aveva questo club che si chiamava Piccolo Nido, dove noi tutti insieme ci riunivamo a scrivere canzoni ma anche poesie. Vice sindaco, la musica come momento di aggregazione, la musica popolare. Leporano si sta distinguendo per i vari eventi estivi in ambito di musica popolare. Abbiamo vissuto insieme musica nei vicoli, ora il festival della canzone leporanese. Sì, la musica è aggregazione, la musica è amicizia. Come diceva l'amico Enrico Suma, la musica è come l'amicizia, non si dimentica mai. Restate a Leporano. Restate a Leporano.